sì, solo un ultimo scalino. Finalmente. Per fortuna. Ora vado subito alla cabina. Oh, aspetti, l'aiuto io con quello. Un secondo, ma... Ma che ci fa questa cosa qui? Non lo so, è rovinata. Beh, sì, è vero. Ecco fatto, so che cosa farne. Perfetto. Ben fatto, fratello. Lo so. D'accordo, chiedo scusa. Credevo fosse la mia amica Rarity. Dov'è la borsa? Dov'è la borsa? Dov'è la borsa? Quale borsa? Quella arancione, l'avevo lasciata qui. Voi l'avete vista? L'ha rubata qualcuno? Veramente l'abbiamo gettata di sotto. Era così sporca. Cosa? L'avevo appena... Oh mamma. Secondo te sa nuotare? Fratello, secondo te sa nuotare? Che stai facendo? Il dramma, non è ancora ora? No! Io arrivo e sono veloce. Eccoti qui, Granny, muoviti. Dobbiamo andare. Sbrigati, la nave sta per partire. Oh, d'accordo, non mi spingere, ce la faccio da me, ho detto. Aspetti là. Va bene, ma sbrigati. D'accordo, va bene, mi sbrigo. In arrivo! L'unica cosa che è in arrivo è la mia fame. Muoviti, andiamo. Oi, oi, arrivo. La prossima volta la uccido invece di salvarle la vita. Oh, attenta. Ciao, Twilight. Scusami, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace. Oh, la valigia, eccola qui, meno male, meno male. Sì, mi sono rotto il collo. Hai cucinato un pollo? Bene, sono contenta per te. Ora devo portare questa a bordo e non la perdo mai più di vista. Certo, fa comodo. Oh, arrivo, Granny. Non ti preoccupare, sono più veloce di te. Accidenti, ma perché ancora non lo vuole capire? La nave partirà tra 2 minuti. Perfetto. Zero, ti sei ricordata che questa non è la prima classe? Non importa, sono sempre stanca morta. Ah, d'accordo. Ma che cosa ci hai messo dentro questa valigia? Ops. Non ci hai messo niente? Ma sei impazzita! Come facciamo a fare la vacanza se non hai messo niente lì dentro? Credevo che ci avessi messo dentro tu qualcosa. Ecco, adesso devo tornare in macchina per prendere tutta la mia valigia. Pensavo che avevi portato lo stretto necessario, l'avevi anche detto, cavolo! Oh mamma, sembrava turbato. E adesso mi lascia qui da sola come una cacchetta. Faccio subito, torno immediatamente. Vi prego, non chiudete, devo prendere una cosa dalla macchina e torno. Ma perché pensa che ci stiamo muovendo? No, non lo so. Appena vedo Pinkie Pie, le strappo la lingua. Lo prometto. Non ce la faccio più. No. La nave parte. Granny, muoviti. Mi sto muovendo, non mi spingere. Smettila. Twilight, che facciamo? Io proporrei di lasciare qui valigia e Granny Smith. Correre subito alla nave. Buona idea. Davvero ottima idea, così posso vendere le mie mele e non penso più a niente. Giusto, ottima idea, buonissima idea. Andiamo. Concordo. Lalalala. Chissà perché Twilight ci sta mettendo così tanto. Devo scoprirlo. Ce l'abbiamo fatta, siamo a bordo. Sì, è giusto in tempo, direi, per fortuna. Già. A Big Mac, bene. Devo andare a cercare Pinkie Pie. Oh, beh, bentornate alla nave di Flim e Flam. Sì, mi si sta sciogliendo la lingua a forza di dirlo. Siamo eccitatissimi. Siamo salvi. Siamo salvi. Dov'è Granny? È rimasta a casa, sì. Ciao,
Twilight, dov'è la valigia? L'ho lasciata a casa. Tanto non ci serve. Io ho tutto quello che voglio. Applejack. Le mele. Le mele. A chi poteva servire quella stupida inutile valigia? Twilight, nella valigia c'erano tutti i tuoi libri per studiare. No, aspettate. No. E si parte! Buona vacanza! Andiamo a mangiare qualcosa? Già. Applejack? Sì, Twilight. Che facciamo adesso? Beh, questa sì che è una vacanza da raccontare. Sì. Ho scoperto che amo di più leggere piuttosto che... avere a che fare con Rarity. E sembra che qualcuno si diverte più di te. In che senso? Ehi, traditore, la tua macchina era ancora in garage, cioè quello della nave, quindi ora noi partiamo e facciamo un giretto con questo splendore. Ti amo anch'io, tesoro. Calma e sangue freddo.